anche senza sole, sarà una giornata bellissima con una bellissima manifestazione. Siamo qui in piazza ad accompagnare i compagni della CGIL per reclamare una sanità migliore in questa regione. Siamo commissariati dai tempi di Scopelliti, con la differenza che all'epoca Scopelliti era il commissario, noi invece che gestiamo la regione perché il popolo ci ha eletti qualche anno fa, oramai dal 2014, non abbiamo la possibilità di poter gestire appieno la sanità e soprattutto per ciò che concerne la gestione di carattere economico, la realizzazione di un piano sanitario e soprattutto quella che è la realizzazione dei posti letto e quindi la gestione della sanità vera e propria. È un danno enorme ed è per questo che noi siamo al fianco della CGIL oggi, abbiamo voluto farlo come Democratici e Progressisti, come gruppo regionale Democratici e Progressisti, siamo qui con il nostro striscione, i nostri compagni e vogliamo accompagnare la CGIL in un percorso di protesta che porti all'annullamento di questo commissariamento becero, quantomeno alla restituzione al Presidente Oliverio del ruolo di commissario della regione come è per il Lazio, la Puglia e le altre regioni. Noi siamo qua oggi a Cosenza, in centro per i diritti di tutti, per il diritto fondamentale e costituzionale alla salute di tutti i cittadini calabresi, perché noi in Calabria viviamo questa anomalia di questo commissariamento che non ha repliche in nessuna parte d'Italia, perché in tutta Italia dove la sanità è commissariata il commissario è il presidente della regione. In Calabria non è così, abbiamo un commissario che ci tiene incatenati, noi siamo incatenati nei nostri diritti, non sono garantiti livelli essenziali di assistenza, quindi non viene rispettata la Costituzione, perché è la Costituzione che ci impone di avere garantite le prestazioni minime anche in campo sanitario. E siccome la salute è un diritto tra i più fondamentali della persona, vedere ad esempio che in Calabria una persona celiaca non può neanche fare un esame diagnostico a carico del Servizio Sanitario Nazionale, penso sia un'anomalia veramente aberrante, e noi siamo qua a manifestare con la CGIL, con i Democratici e Progressisti e con tutta la politica progressista della Calabria accanto a tanti cittadini. Siamo qui in questo corteo, abbiamo aderito come amministrazione provinciale di Cosenza perché riteniamo che bisogna riorganizzare il sistema sanitario in Calabria e lo si deve fare con tutte le forze in campo. Noi abbiamo la questione qui a Cosenza sul nuovo ospedale, dove farlo, dove non farlo, sicuramente abbiamo l'obbligo verso i cittadini, ma non solo, verso tutti gli abitanti della provincia di Cosenza, perché questo nuovo ospedale sarà l'ospedale della provincia di Cosenza con 700 posti letto e abbiamo, la politica deve decidere in fretta, non può litigare su dove farlo, sulla location, ma su temi veramente importanti come il diritto alla salute. Mentre la politica litiga, abbiamo dei cittadini che muoiono nelle corsie degli ospedali e abbiamo dei medici che sono veramente esausti, perché io voglio fare un plauso al personale medico e paramedico che ogni giorno combatte con queste situazioni emergenziali. Bisogna riformare il sistema sanitario, perché non è possibile per esempio che nel pronto soccorso a Cosenza abbiamo l'80% degli ingressi sono codici bianchi, quindi bisogna regolamentare e chiedere anche un aiuto maggiore ai medici di base, che devono loro fare una prima scrematura, un primo check per evitare che si ingolfino i pronti soccorso. Casa, lavoro, ospedali e le classi popolari. Casa, lavoro, ospedali. La manifestazione di oggi
e per rivendicare un diritto sancito dalla nostra Costituzione, che è l'articolo 32, che è il diritto alla salute, un diritto negato nella nostra provincia perché sistematicamente sia il piano di rientro sia i commissari che si sono susseguiti non hanno messo in campo azioni reali per far sì che comunque i cittadini della provincia di Cosenza abbiano questo diritto che per noi è fondamentale per la vita dei cittadini. Oggi abbiamo cittadini che purtroppo hanno perso la fiducia nel sistema sanitario della nostra provincia e di conseguenza spesso e volentieri vanno fuori provincia e fuori regione non solo per visite specialistiche ma anche per visite ordinarie che si potrebbero fare tranquillamente nel nostro territorio. Prevediamo di essere in più di 2000 per una manifestazione che è di protesta ma soprattutto di proposta, una manifestazione per rivendicare il diritto alla salute e alle cure previsto dalla Costituzione italiana e negato ai cittadini e alle cittadine della provincia di Cosenza. Siamo stufi, oggi diciamo basta, vogliamo poter avere diritto a curarci come ce l'hanno tutti gli altri cittadini italiani. Ci sono due ambiti di problema, uno è nazionale, bisogna smetterla con il commissariamento della sanità in Calabria, bisogna passare alla gestione ordinaria, rimpinguare il fondo sanitario e prevedere più risorse per la Calabria, perché i commissariamenti che si sono succeduti negli anni hanno gestito dal punto di vista economico la sanità e hanno creato danni e una vergogna che va fatta finire nel più breve tempo possibile. Poi lanciamo un messaggio all'ASP di Cosenza, l'atto aziendale è solo atto, deve diventare fatto, quello che c'è scritto bisogna che diventi atto concreto, fruibile per i cittadini di questa provincia. Siamo stanchi che l'ospedale più grande per questo territorio sia fuori dalla regione Calabria. L'Annunziata, gli SPOC di Castrovilla, di Corigliano Rossano, di Paolo Acetraro vanno riempiti di contenuti, di risorse umane, di strutture, di strumenti per poter curare la nostra gente. Oggi siamo qui per dire basta, o si cambia passo o saremo in piazza tutte le settimane, perché sul diritto alla salute non faremo sconti a nessuno. Oggi manifestiamo per il diritto alla salute, una manifestazione di CGL Cosenza, Pollino e Calabria, perché abbiamo posto la questione del diritto alla salute centrale in un momento in cui la mobilitazione sanitaria dei calabresi è aumentata, in un momento in cui non si continuano a garantire i livelli essenziali di assistenza, la continuità assistenziale, dove i pronti soccorso sono diventati dei veri e propri reparti, dove c'è una fuga dalla Calabria. Ci sembrava doveroso manifestare per i calabresi perché i calabresi meritano di più. Noi vogliamo una sanità che punti alla tutela dei diritti del malato, meno una sanità che pensa alla politica, una sanità che pensa ai giochi di potere, vogliamo una sanità a misura di malato. Oggi lanciamo dei segnali chiari e forti, vogliamo che si ripristina la rete ospedaliera in Calabria, vogliamo che si punti sulla medicina del territorio, ma vogliamo anche che la politica si inizi ad occupare della sanità mettendo al centro la persona, il malato. Questo regime di commissariamento è chiaro che a tutti che ha fallito, bisogna fare in modo che la sanità torni ad essere un terreno non di scontro politico ma di condivisione politica. Quindi auspichiamo da domani che ci si possa sedere a un tavolo e capire quali sono i diritti e quali sono le necessità dei calabresi. Non serve una ostilità e una guerra tra poteri, quindi le gestioni commissariali che ci saranno se si supera il commissariamento è meglio, devono ragionare con la politica calabrese per fare un nuovo piano sanitario che pensi soprattutto alla rete ospedaliera, alla medicina del territorio e che soprattutto punti allo sblocco delle assunzioni, perché c'è un problema
forte in Calabria, c'è una carenza di personale, degli organici della sanità, quindi bisogna sbloccare le assunzioni importanti per mandare avanti la sanità calabrese. Questo è un primo segnale, continueremo la mobilitazione di lotta anche nelle prossime settimane con una iniziativa regionale possibilmente unitaria, perché abbiamo dato centralità ai temi della salute. Ed ora, compagni e compagne, la parola al segretario generale della CGIL di Cosenza, Umberto Calabrò. La vostra presenza qui, oggi, numerosa, è la dimostrazione di come il tema della salute nella nostra provincia sia fortemente sentito. Ed è un tema che riguarda tutti i cittadini, nessuno escluso, ma è violentemente sentito da coloro che hanno dovuto fare la scelta di non curarsi perché non hanno il denaro per farlo, da quei genitori che, posti di fronte alla scelta se curare loro stessi e i propri bambini, hanno scelto di curare i loro figli, rimandando a data da destinarsi la visita dai loro occhi, alle loro schiena, stanca di tanti lavori pesanti. Molti nostri concittadini non possono permettersi di sostenere spese per visite ordinarie, di prevenzione specialistiche, perché oggi il sistema pubblico non garantisce l'accesso alle cure primarie. E sarà questo, mi chiedo, il motivo per cui la nostra regione è tra le ultime per l'aspettativa di vita. La sanità nella nostra provincia ha subito un arretramento nel corso degli anni. Si è passati dagli sprechi ingenti nel settore alle difficoltà di accesso ai servizi dopo il piano di rientro per il deficit e dopo il commissariamento della sanità in Calabria. Commissariamento che ci portiamo dietro da 10 anni, che ha fallito, così come un fallimento si è rivelato il famoso piano di rientro, perché ad essi non è seguito un ripensamento del sistema che ponga una buona volta al centro dei progetti cittadini anziché dei piani finanziari. Volendo fare un bilancio di 10 anni di piano di rientro e di commissariamento, non si può non vedere che nessuno dei problemi strutturali della sanità è stato risolto.